Carlo Boeddu, grazie Carlo Crisponi e grazie Asas Nugoresas, gruppo Nugoresas di Nuoro, grazie Barbara, vi salutiamo, potete uscire da quella parte. Allora, adesso ci sarà il Roberto Fadater, Roberto Fadater, però questa volta con la fisarmonica e non l'organetto diatonico. Ma vi ho detto, se guardate sul cellulare il profilo della Festa di Sant'Effisio e IATV, Sardegna 2024, canale 79 di Radio Televisione Sarda, tutto questo mi fa piacere, anche perché tutto in con commenti come è stato stamattina, tutto in lingua sarda, tutto questo grazie a colui che è un po' Deus ex machina del mondo della televisione, Tore Cubeddu. Vieni Tore Cubeddu, voglio farti salutare al pubblico. Allora, stamattina telecronaca dal primo momento, racconto di Sant'Effisio ai sardi in lingua sarda, e adesso stiamo raccontando insomma ciò che è patrimonio della Sardegna. No, su Raghere Nostro este a pensare che sa Sardegna possa tenere un canale televisivo nazionale, chi vuole de sa lingua nostra, chi conta de sa cultura e sa tradizione nostra. E per questo io credo che noi siamo striballanti, ma teniamo bisogno di questa azzurra di tutto il sardo, che credo che si merita un canale che vuole de sa lingua solo. Posso tempo su Benidoe e posso sardo su Chianta Penne Crasa. Bravo, grazie a Tore Cubeddu. E dunque, se noi torniamo dai Valluso. Roberto Fada, tu sei pronto con la fisarmonica? Allora possiamo invitare il gruppo di Samugheo, gruppo che fa capo alla Proloco, eccoli qua. Anche qui possiamo ammirare i copricapo femminile, ma tutto il vestiario così particolare e così bello e caratteristico di questo centro. Una disposizione che già ci induce a pensare il ballo popolare proprio di questa comunità, che è Sorrosciada, un gioco di intrecci, di corteggiamenti con gli uomini e le donne che quasi ruotano intorno, quasi in una fase proprio di richiesta di un ballo e di un approccio di corteggiamento, tutto questo con i suoni della fisarmonica, il gruppo della Proloco di Samugheo e il ballo è Sorrosciada.